mancano più tutti, quasi tutti ci stanno meno, mancano quasi tutti. Chiudiamo il telefono. Comunicazione. Non si può più fare. Dunque, vediamo dove siamo arrivati. No. Proviamo ad andare un po' più indietro. Questo è il suo dialogo interiore? Lo ricordate? No, le parole. Le parole che si dicono, quello abbiamo visto anche un filmino piccolino, dipende dalle parole come si dicono, quello della persona non vedente, che cambia il la signorina che le cambia il cartello. Sì, questo sì. Quindi partiamo da qua, vediamo un po'. Più dietro di così no. Questo l'abbiamo fatto. Comunicazione non verbale fatto. Quindi abbiamo questo esercizio che abbiamo fatto. Questo? No. Questo sì, allora da qua. Caratteristiche di una buona comunicazione. Sì. Allora, sì. Costruire il messaggio adattandolo al ricevente. Usare il canale di trasmissione adeguato. Ascoltare e valutare la risposta del destinatario. Migliorare, se necessario, il contenuto del messaggio precedentemente trasmesso. Riascoltare e rivalutare le risposte del destinatario. Quindi vedete che diventare efficaci comunicatori è un processo di crescita, di sviluppo personale, utile sia nel lavoro che nella vita privata. Vabbè, infatti siamo qua per questo adesso. Allora. Ecco, le differenze tra gli uomini e le donne. Uomini e donne hanno diversi sistemi di comunicare, diverse esigenze affettive. No? Meglio conoscere così non rimaniamo delusi da eventuali mancanze di comunicazione. Allora, prima quelle femminili per cavalleria abbiamo messo. Questo mi pare che avevano detto. Gli occhi che vi fissano per più di 3 secondi innescono istintivamente la reazione di attacco o di fuga e fanno sentire giudicati, che è una cosa dolorosa. Adesso questo ne parleremo più avanti, ma questa è una premessa. Se lo sguardo è... Diciamo, è importante però questo qua, perché l'abbiamo, cioè, siamo su di noi stessi. Sì, siamo stati educati a non fissare la persona, dice non fissare la persona, quindi... automaticamente innesca non fissare la persona cioè le uniche persone che riescono, non ve l'ho messo qui ma ve lo dico a voce, a guardarsi negli occhi per più di 3 secondi senza distoglierli sono gli innamorati. Persone? Innamorati finché lo sono. Finché lo sono tutte e due. Ok. Se invece lo sguardo è fisso, intermittente, da sempre stiamo parlando qui prima quelle femminili, beh, quindi c'è un interesse, no? Non so, la signora può confermare? O no? Cosa? Cioè, le donne evitano di guardare direttamente gli uomini, anche perché comunque guardano senza farsi guardare, anche perché qui bisogna svelare tutti i segreti, vabbè, possiamo svelarli, sì, vabbè. Posso svelare? No. Le donne hanno un raggio visivo più ampio,
no? Più ampio, probabilmente dato dalla natura o da Dio, secondo me da Dio comunque per chi non crede per la natura, probabilmente per accudire maggiormente i bambini, i figli. E quindi se io mi metto qua, voi lo vedete, se una persona si mette di lato, mi guarda davanti, un uomo, ecco qua davanti questa signora, lei, e io faccio, metto i numeri, lei non riesce a vedere che numeri sto facendo? Più o meno. Mentre una donna riesce contemporaneamente a guardare, oppure a guardare di là e guardare l'altra persona al tavolo accanto. Sì, anche poi non viene bene un filmino narcisistico. Volevo dire, quindi le donne hanno un raggio visivo più ampio, quindi probabilmente quello per accudire i bambini, no? E quindi magari è messa qui in un tavolo una signora, una signorina, riesce a vedere, senza farsi notare direttamente che sta guardando, un signore che magari non sta quello di qua. Invece per noi, per gli uomini, per guardare una donna che sta al tavolo di qua, devo girare lo sguardo e guardare là, non fare così e lo sto vedendo. Ok? No, più o meno? Beh. Vabbè, comunque se la donna comunque invece guarda, di solito toglie lo sguardo, quello è un ottimo segno se volete sedurli. No, ammesso che lei voglia fare, se fa così lei, siete veramente a cavallo. Cioè guarda un attimo poi riguarda, beh. Abbastanza evidente, insomma. Non è molto spesso, succede perché sennò. Succede perché sennò finirebbe il mondo. Comunque, però non continuamente. Le esigenze effettive incidono sulle caratteristiche comunicative, e quindi la donna, signora, desidera essere soprattutto, non è che soprattutto, anche tutte le altre cose sono importanti, ascoltata. Capita, rispettata e sentirsi speciale in una relazione sentimentale. Quindi se volete comunicare seduzione gli uomini alle donne, dovete farla sentire ascoltata, che non è soltanto sentire quello che dice. Ascoltare è un fatto di porre attenzione all'altro senza cercare subito una risposta, poi ne parleremo più avanti. Molto bella questa cosa, c'è anche un significato religioso, filosofico se vogliamo. Infatti Dio dice al popolo di Israele, no? Nell'ebraismo, poi faremo le religioni, continueremo, ascolta Israele, ascolta, non senti Israele, ascolta Israele, Shema Israele, Shema è il verbo ascoltare, non è soltanto sentire con l'udito, porre attenzione, da cui deriva tra l'altro curiosità il nome Simone o Simona, colui o colei che ascolta, Shema, Shimon, no? Ascolta Israele, no? Senti Israele, no? Ascoltata, capita, rispettata e speciale, far sentire speciale, anche su questo bisogna, andiamo un po' avanti, ma se volete fare domande, sono cose molto profonde. Cosa vuol dire far sentire rispettato? Respicere, guardare, in latino, cioè che tu capisci profondamente le mie esigenze. Ascoltare, abbiamo detto, capire che tu ti metti nei miei panni, no? Noi diciamo in italiano, in inglese nelle scarpe dell'altro, in your shoes. Speciale, questo mi sembra abbastanza chiaro cosa vuol dire, no? La psicologia femminile è uno specchio di quella maschile, differente ma complementare. Si vede, sì. La donna tende a espandere un argomento, parla per scoprire il punto principale del discorso. Gli uomini invece tendono ad arrivare al punto principale e parlano solo dopo averlo già scoperto. E poi vi ho messo, cari signori, mai guardare l'orologio se parla lei, che non è molto bello. Questo abbiamo detto, ok, poi abbiamo esigenze comunicative maschili. Le esigenze effettive incidono sulle caratteristiche comunicative. Le esigenze effettive di un uomo, quindi qui le donne, vabbè c'è solo lei, però se vuole fare sentire un uomo desiderato, deve farlo sentire. Prima di tutto è importante, per qualsiasi lavoro faccia, anche umile, ma deve farlo sentire importante. Stimato, adesso possiamo, poi dopo lo specifico cosa vuol dire, accettato,
necessario. Vabbè, importante, tutti vogliono sentirsi importanti, anche le donne, ma per un uomo è fondamentale, no? C'è questo spirito competitivo, poi dipende molto dal carattere, dalle culture in generale, quindi generalizziamo. Però il sentirsi importante, soprattutto da parte uomo nei confronti di una donna, beh sì, stimato è come importante, ma è ancora diverso, no? Interessarsi a quello che fa, come lo fa, e apprezzarlo. Per un uomo, cioè anche se va al cinema con una, qui stiamo facendo seduzione, ma è sempre comunicazione, anche se va al cinema con una donna, se lei fa un apprezzamento sul film, lui si sente come se l'avesse scritto, girato e recitato il film, come se fosse suo, cioè diventa una cosa importante, no? Anche per le piccole cose, stimare, accettare. Di solito le donne si danno consigli tra di loro senza che siano richiesti. Si può fare con un uomo, ma io sarei un pochino più prudente e dare consigli non richiesti a un uomo, perché c'è questo orgoglio, no? Dell'uomo faber, l'uomo, no? Quindi accettare prima di tutto com'è, poi eventualmente, e anche qui le parole sono molto importanti, no? Sì, ma professore, ecco. Scusate, le donne del giorno d'oggi, sì. I mariti tengono come zerbini, okay. Non è più come la volta. E difatti che cos'è che è aumentato parecchio negli ultimi 10 anni? I divorzi, la separazione. La gente non sa sedursi, non sa, poi figuriamoci a amarsi. Non c'è più tempo da rapire di loro. Ma se non adesso ci sono. Ma la seduzione non è solo un fatto. Non è soltanto un fatto fisico di cosmesi la seduzione, eh? Sì, certo, però. Quindi tutti questi divorzi. Perché la donna non stima più il marito. Sì, perché è diventato molto più indipendente. C'è stata una grossa crisi da quando c'è stata l'indipendenza della donna. Quindi l'uomo è fatto per essere sentirsi necessario e viene a mancare il punto 4. Si sente meno necessario, si sente messo in crisi sulla sua capacità di poter fare. Oggi come oggi, perché la donna con la rivoluzione, con tutte queste cose che hanno fatto, dell'uomo non va bene. Anche economicamente c'è il problema. Anche che lavora, quindi stava parlando di credito. Stava parlando di credito, sottomessa, quindi vuole dire che io con mio marito non sono mai stata sottomessa, in realtà, sempre portato alle stelle, ho fatto fare sempre una terra di lato. Ma al giorno d'oggi che le donne lavorano, cioè come mio marito, si poteva lavorare anche le altre, però che le donne non fanno più sentire importante il marito, lo fanno sentire diversamente di una volta. Questo incide parecchio. Questo è il principio più importante. Importante, necessario, no? Avere ho bisogno di te. Lo so, però, sì. Però è così. Queste cose aprono. Le cose che ci sono è perché non. Una volta dicevano che è l'uomo al l'uomo, al giorno d'oggi più. Vabbè, se una donna fa sentire un uomo che lui, lei ha bisogno di lui, ha parecchi punti importanti. Magari non è vero del tutto, però è importantissimo questo. Cioè, chiedere consiglio, guarda, io ho bisogno di questo, puoi aiutarmi? Cioè, questo stimola parecchio la personalità maschile. Ma io, anche queste cose non è che sono cattive le donne, magari non lo sanno. E come non sanno gli uomini istintivamente che donna deve sentirsi ascoltata, capita, necessaria, speciale non vuol dire anche lì, ma quindi però potremmo fare un corso solo sulla seduzione se volete, però speciale non vuol dire soltanto riempire di regali, di fiori, di messaggi continuamente, perché questo è troppo, vuol dire che questa per l'uomo non ha altro da fare ed è in stato di debolezza, è come se lei è come se volesse comprarla. Non si seduce la donna con le cose, perché no. Quindi è sbagliato mandare continuamente i messaggi, è sbagliato fare i regali, cioè devono essere misurati. Invece uno pensa che di riuscire a conquistare, fare colpo, mandare queste cose. Mentre istintivamente una donna capisce che si basa solo su quello. Un uomo deve sedurre con la sua personalità.
non con i mazzi di 100 rose, ammesso che possa permettersi, quello vabbè. Allora, 7 regole per una comunicazione di successo. Ecco, lì vedete il mio amico Joel Osteen, che è un grandissimo pastore evangelico, comunque non importa chi sia comunque. Allora, mettiti comodo, trasmetterai più tranquillità. Parla al presente, non creare ansia del futuro, nostalgia del passato. Crea rapport, abbiamo già detto che cos'è il rapport. Prima ricalco, poi guida. Ah, non sto bene, non riesco mai a fare nulla. No, non è vero. No, io devo dire, ah, mi stai... Però non è, lo so che non ci viene molto spontaneo far così. Perché noi subito vogliamo magari incoraggiare la persona, dirgli no, non è così. No, no, invece bisogna... Ecco, questo vuol dire ascoltare la persona. Se ti sto dicendo che mi sento così, è così, non mi devi dire no. No, ma è già un'opposizione, un muro, un contromuro. Poi posso portare la persona in guida, si dice in PNL, cioè portarlo a comprendere, no? E quindi non mappa contro mappa, come si dice nel PNL. Aspetta prima di rispondere. Quindi noi subito siamo... soprattutto la personalità, dicevamo prima, quella maschile, è subito pronta a dare soluzioni. Una donna non necessariamente parla per ricevere un consiglio, una soluzione, ma per capirsi e per esporre e per sentirsi ascoltata. E questo è un errore molto che fanno gli uomini. Ah, guarda, io puoi fare così, ah, io faccio così. No, no, una donna non necessariamente sta parlando per ricevere dei consigli o per avere delle soluzioni, perché l'uomo è attivo, no? Vuole sentirsi necessario, quindi subito propone la soluzione a magari una cosa che sta dicendo lei. Anche questo non funziona. Aspetta quindi prima di rispondere, meno parole, più sintetiche e incisive. E qui è un'arte la comunicazione, le parole. Cambiare il significato di un messaggio vuol dire renderlo molto appetibile piuttosto che scivola via come niente. Questo veramente è importantissimo. Per esempio, questo sono bravi anche i pubblicitari, che in 30 secondi, perché costano tanto le pubblicità alla TV, riescono a dare un messaggio in pochissimo, ma è tutto costruito apposta. Vabbè. Quindi creare empatia. Mettiti in discussione, ascolta e comprendi il tuo punto di vista senza giudicare, non mettere in primo piano il tuo modo di pensare. Tutte queste cose non ci vengono spontanee, non perché siamo cattivi, ma perché non siamo stati educati a fare così. Anche perché i genitori a loro volta non sono stati educati a fare così, e così via. PNL, comunicazione. L'avevo già parlato di questo? No. Qui l'hanno già detto, no? Sapete cos'è PNL, no? No? Mi sembra averlo già detto. Comunque la PNL, in inglese si dice NLP, è Neurolinguistic Programming, in italiano programmazione neurolinguistica, significa programmazione neurolinguistica, lo state vedendo. Un termine al primo impatto un po' inquietante, no? Dice ma come programmazione, questo sembra una cosa da... Per addetti ai lavori, va detto subito che non è psicologia, non è magia, è una tecnica di comunicazione, tutto qua, creata in California negli anni 70, nel secolo scorso, 1970, da due signori, uno si chiamava Richard Bandler e l'altro John Grinder. In sostanza abbiamo tutti degli schemi mentali programmati nella nostra esperienza di vita. Questi schemi impediscono di farci capire dagli altri come vorremmo, perché pensiamo che tutti pensino allo stesso modo, no? Cioè viene istintivo automatico. E soprattutto ci impediscono di convincere gli altri della validità delle nostre idee. E questo è un altro errore della comunicazione, no? Certo, chi conosce la PNL ha un'arma in più, arma, nel senso buono. Quando si entra per la prima volta in contatto con una persona, questa penserà probabilmente in uno dei tre sistemi rappresentazionali che abbiamo già detto, abbiamo già parlato di questo, no? Visivo, cinestesico, sensazioni, oppure uditivo. Ecco, quello sempre solito che dice, ah, non mi stai ascoltando. Quella è aduttiva, l'altro magari guarda un'altra parte, anche perché poi siamo stati educati a guardare le persone quando ci parlano, e quindi figuriamoci. Uno dei modi più semplici per identificare la modalità percettiva dominante primaria di un'altra persona è fare molta attenzione alle parole, alle frasi, alle immagini che usano. Sento che questo è... Cos'è? Sento che questa cosa funzionerà.
È uditivo, visivo o cinestesico? Uditivo, no? Cinestesico. È il sentire dentro, non è sentire con l'orecchio, è sentire dentro i sentimenti. Sì, sì, il sentimento, cioè quindi sentire non significa ascoltare, ma il sentimento. Sentire in senso, è perché noi abbiamo anche il doppio senso in italiano. Sentire, io sento che funzionerà, non è che sento con l'orecchio. Sì, perché bisogna metterlo in, perché lo metto in un contesto la frase. Una specie di sinestesia, cioè entrano in ballo due sensi. Persone che sono istintive, che sentono le cose, mi parli di questo progetto, questo è cinestesia, cioè, oppure me lo esponga visivamente, con un po', oppure. Scusi, ma devo guardare perché dalle 5. Sì, ah già. Ci vediamo alla prossima. Ringrazio. Buonasera, arrivederci. Identificare quale modalità sia dominante per altre persone in un determinato momento è un elemento importante sia per capirle sia per farsi capire. È quello che vorremmo noi, insomma, dobbiamo per forza, se vogliamo, capire queste tecniche. Se no, vabbè, ci arrangiamo, non è detto che ci capiscano. Il rapport è una relazione segnata dall'accordo, allineamento, somiglianza. Tendiamo istintivamente a dare retta a persone che ci somigliano. Anche qui è importante. Il rapport non è soltanto quello che dico, ma anche come mi atteggio. Cioè, ci sono delle cose che non creano rapport. Cioè, persona, per esempio, anche soltanto vestita molto elegantemente in un ambiente dove ci sono persone vestite casual, che non è una cosa sbagliata, certo, ma in quel momento non crea rapport. Ok? Rapport è una relazione. E rapport è entrare in sintonia, dice ah, quello mi somiglia. Ma questo non vuol dire delegare, cioè non delegare, drogare sulla propria personalità, non è che io mi devo per forza vestire. Però è, insomma, il rapport è, noi comunque tendiamo istintivamente a dare retta a persone che ci somigliano, perché ci sentiamo più sicuri. E quindi è sempre una cosa atavica dell'antichità, no? La persona del mio clan è come me, quindi non devo difendermi. Ci sono due modi per vedere le persone. Come? Cioè. No, quindi è importante. Poi adesso oggi non l'ho messa, ci sono una marea di cose che c'è, cioè, chi le conosce, cioè, anche la, adesso non l'ho messa oggi, no? Però ogni tanto la metto. La cravatta rossa incide molto sulla persona, no? È una tecnica, no? che mette in risalto la persona. Questa per esempio viene usata molto quando uno fa i colloqui di lavoro, se uno mette la cravatta rossa è diverso. Oppure la mano, noi diamo la mano, e va bene, questa è una cosa. È stato provato che se invece, oltre che dare la mano, tocchiamo leggermente anche il polso con l'altra mano, in una relazione, in una conoscenza, in un colloquio, non soltanto colloquio di lavoro, anche di affari, cose istintivamente andranno molto meglio. Sembra incredibile, ma è vero. Solo che di solito noi non lo facciamo, non deve essere una cosa smaccata. Però ma certo, questa via è una cosa diversa, deve essere non troppo, sì, però di solito ci può essere uno che non ha il contatto eccessivo. Sì, però poi non si ricorda. Oppure la persona con tutte piccole cose, vuol dire un'amicizia. Sì. Ma da subito, anche una persona che non conosco. Io ho provato. Non conosco, posso sapere se è il mio amico, no? Io ho provato a fare così e. Cioè, infatti, adesso io tra le persone nuove, anche in rapporti di affari, faccio così. Però è una cosa che non viene percepita, viene istintivamente, no? E poi anche ripetere il nome quando ci viene detto ci aiuta a ricordarcelo. Insomma, ecco, anche questo, tutte ce ne sono una marea di tecniche. Infatti, ad esempio, anche nella pubblicità si tende sempre a fare in modo che la persona che guarda si identifica col messaggio. Ah, quello è come me. Oppure anche il riscontro sociale, no? Quando dicono 9 centisti su 10 lo raccomandano. Cioè, dove è scritto? Allora. Oppure clinicamente testato. Ah,
accade, ma tutti i prodotti devono essere per forza clinicamente attesi, se no non entro in oppure se arriva una persona a presentarmi una cosa con una divisa o con una camice, ha più importanza, è la stessa identica persona vestita a casual, diciamo, chi è? Questo è, noi reagiamo così, no? Sono tutte tecniche. Quando piace a qualcuno, questi tende a essere d'accordo con te, ma questo è abbastanza evidente. Ogni parola genera emozioni positive, che si chiamano K+, o negative K-. Lo stato d'animo determina le azioni e i pensieri. Le emozioni negative, si legge, K- derivano anche dalle convinzioni limitanti. Ah, io non posso farcela, non valgo, ormai è troppo tardi per me, mai, la parola mai. Devo sempre dire, per ora, anche se è un progetto che vedo per ora difficile che riesca, per adesso è così, non, è, non posso sapere. Altrimenti, con la mia convinzione limitante, già mi precludo la strada e non mi metto nell'atteggiamento di poter realizzare le cose. Non è magia, è un convincimento interiore che mi porta a fare delle azioni. E se non vai avanti. E questa è tutta tecnica di motivazione. La motivazione è importantissima. Ci sono delle persone... Non posso, e uno dovrebbe dire, e chi te l'ha detto che non puoi? Ci sono delle volte in cui sei riuscito in questa cosa? Ci sono altre strade che puoi usare? Ma anche se non sei per una cosa, devi farlo tu, anche se fai, se poi dopo... Non no, ci, sono, ci sono persone che si, tantissime persone che si tagliano già fuori automaticamente tantissime possibilità, tantissime, da quelle affettive, sentimentali, sessuali, seduttive, a quelle di affari, dice no, non è neanche possibile, non è possibile, non è possibile, bene, non è possibile. Se sei convinto di una cosa, che sia positiva o negativa, quella avrai. No, tanto io non riuscirò a fare questa cosa. Va bene, allora non ci riuscirai. Cioè, è importante moltissimo mettersi in una condizione mentale di poter fare. Però posso dire una cosa, io mi sono inventato un meccanismo, cioè la peggiore fantasia. Io dico no, 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 non ce la faccio, assolutamente. Ecco, però da questa piattaforma bassa, io però cerco di rimbalzare. E allora, dato che sono convinto che non faccia, io tento, butto, come dire, l'ostacolo oltre, cioè corre oltre l'ostacolo, cioè parto da una fase, sì, da una fase pessimistica, cioè utilizzo il tentativo, beh, voglio tentare. Ah, ho capito, è bello, è già una cioè, cosa. Cioè che il sistema è questo, che io dico che io ricostruisco la peggiore fantasia possibile su quell'argomento, la peggiore è e poi rimbalzo, cioè cerco di, è come per esempio nella borsa, un calo eccessivo, poi gli economisti si aspettano il rialzo, cioè perché diciamo istintivamente oppure fisicamente quando c'è un calo troppo eccessivo poi necessariamente c'è no, è una sfida con se stessi devo fare, ma è meglio comunque mettersi in una condizione di pensare. No, ho voluto dire scusi se mi sono permesso. Adesso un po' c'è il boom, no, di queste motivazioni, motivatori, ce ne sono tantissime, comunque... Perché... Come fare un decreto, ci sono dei rebus, che un sacrifici, rebus. Rebus? Eh. In che senso? I rebus. Ah. Se ti mangi in mezzo per così dire. Uno dice, ma questi rebus qui difficili li faccio normalmente, no? Anche quelli difficili, a volte vanno al momento non mi vengono, dopodiché aspetto, il giorno dopo lo riguardo, ci penso, magari non riesco a fare il giorno dopo, il terzo giorno riesco a farlo, perché ci ho pensato. Sì, è vero. Non mi arrendo, capito? Ecco, bisogna tentare, ci sono persone che non si arrendono. Bisogna andare avanti, perché sennò non risolvo il problema. Sì, le persone che hanno raggiunto grossi risultati, magari uno vede soltanto il finale, no, il risultato, ma sono persone con una grande determinazione. Per esempio, c'è una persona, un famoso attore, che ha detto no, ma io non sono americano, non posso essere una star di Hollywood, sono austriaco, sono
bruttino, però ha dei muscoli. Schwarzenegger. Dice, un austriaco non sa l'inglese, può diventare una star di Hollywood, invece sì. È diventato Mister Olimpia, poi è dato America, ha tentato, la persona di successo, poi dovremo fare anche successo, chissà che lo facciamo, no, abbiamo 5 lezioni ancora, ma iniziamo, poi lo continueremo, è una persona che tenta e non si scoraggia, anzi i risultati negativi lo motivano e non è da tutti, anche è per questo che non tutti sono persone di successo. Per esempio, quindi un certo carattere che si può allenare per tutti, però persone che ritentano tantissime volte e non soltanto tentano sempre allo stesso modo, trovano altri modi, perché se no, come diceva Einstein, se uno ritenta sempre allo stesso modo, non devi dare avanti la colpa, no, devi trovare diverse strade per raggiungere la meta. Quindi tutto è possibile, ma veramente tutto. Poi non siamo stati abituati a, adesso qui però visto che facciamo anche le religioni, a pregare in grande, anche perché nella una certa cultura cristiana, in particolare nel cattolicesimo, non ne sto parlando male, ma è così, pensiamo, no, cioè, molti vengono educati a non disturbare Dio e soprattutto a essere modesti, a non dire, a non pensare cose grandi. Dio invece è, si entusiasma a darci il massimo. Gesù dice che la vostra gioia sia piena, chiedetevi sarà dato. Molti non osano neanche, non dicono oh, aiutami a tirar sera o fine mese. Sì, questo può essere, ma nessuno si permette, cioè nessuno, pochi pregano in grande. Pregare in grande per chi è credente o pensare in grande anche per chi non è credente è importante, non è illusione o strafottenza. Ci sono persone che automaticamente hanno una convinzione limitante direttamente nella preghiera, eh? Anche perché poi qui entra un troppo complesso, è troppo lungo e forse anche noioso per voi, no? Ma anche da una certa cultura c'è la convinzione sulla povertà, che è una cosa gradita di una persona, deve essere povera anche materialmente. Questo non è affatto vero, anche perché col denaro, quando è onesto, si aiutano tante persone, si hanno molte più possibilità, non bisogna, per esempio, detto che poi è attribuito, non è vero, comunque anche il denaro è lo sterco del diavolo, per chi è già cattivo, ma non è detto che una persona che abbia denaro può dare lavoro a tante persone, può fare tanto di più col denaro, si può fare, non è da criminalizzare, non è vero che Dio non vuole che noi non abbiamo tanto denaro. E questo è scandaloso, no? Per una certa visione soprattutto cattolica, già quella calvinista è già diversa. Perché il calvinista è diverso, addirittura Max Weber, cioè l'economista, ha basato, diciamo, la sua teoria economica sullo sviluppo della Germania rispetto al mondo del cattolicesimo, basandosi su questo che ha detto lei, cioè nel senso che Dio premia i migliori. Non so quante persone chiedono di Dio il successo, il benessere economico, ma non tanto, non è una bestemmia, eh? Dio si compiace del massimo, anche perché per le cose piccole non ci bisogna neanche di pregare a Dio, per le cose grandi, Dio prega in grande, no? Pray big, think big, pensa in grande, che non è presunzione, è mettersi in una condizione di fare di più anche. Lo so che qui è una cultura molto, è molto... Poi c'è l'interpretazione scorretta della povertà, adesso però entriamo in un altro campo che forse è legato alla più la storia delle religioni, ma siamo, possiamo anche fare questo poi più avanti se vi interessa. Beati i poveri in spirito, non i beati i miseri, i miserabili o i poveri materialmente. No? Poi guai a voi ricchi, detto di Gesù, non vuol dire che uno non deve essere, non deve aspirare a benessere, vuol dire attenzione che chi pone soltanto la sua attenzione soltanto su quello, quella non è una ricchezza, quella è una ricchezza egoistica, ok? Anche perché poi la ricchezza deve essere una conseguenza del fare di più per l'altro. Io ho più valore, faccio di più e di conseguenza guadagno di più.
Ok? Certo che se io parto dall'idea voglio guadagnare soltanto di più e basta per divertirmi, per andare alle Maldive, comprarmi lo yacht, questo è un tipo di ricchezza egoistica. Ma se io chiedo il successo, mi impegno per avere di più e per fare, aiutare un sacco di gente, e poi di conseguenza questo mi porterà anche molto denaro, questa è una cosa buona e che anche di Dio si compiace, a mio avviso, su questa cosa. Teoricamente è quindi, non è, quindi la ricchezza economica non è il punto di partenza, il punto di partenza è fare essere di più per gli altri. Sì, ma siccome capita spesse volte che, cioè capita spesse volte che diciamo chi ha successo anche economico è, diciamo, è partito e ha agito in un certo modo, perché capita, cioè, vediamo le giornate, no? E allora ecco, è da qui che nasce. E qui il discorso complesso, ne farò un altro corso addirittura, se mi interessa. Qui che nasce, però teoricamente lei ha veramente ragione, tanto è vero che il calvinismo proprio si basa su questo, perché il successo economico viene inteso anche come un premio, come una grazia ricevuta. E anche nel giudaismo. Ai migliori, nel giudaismo. Cioè, a chi fa bene ottiene bene, quindi chi non fa. Prezzo del benessere, che non è solo economico, ma essere di più, una persona più di valore, anche, è legato all'invidia. No, non devi fare così, perché se fai così io mi sento inferiore, devi essere anche tu un poveraccio come me, no, poi no, se tu vai troppo in là non mi riconosco più in te. Quindi è interessante, io ho sentito questo detto, poi una persona che stimo, e nel mondo si combatte la povertà, in Italia si combatte la ricchezza. Perché uno è ricco, vuol dire che chissà che cosa ha combinato, che cosa è disonesto, non per una persona di valore. Le persone di valore non sono molto, cioè, dipende, ma sono viste con sospetto, no? Chissà che sono pochi quelli che valgono, no? E poi c'è il discorso dell'invidia, su quello di valore chissà che cosa fa, perché io non sono a sua altezza, e questa è tutta natura umana. E quindi dice, no, non aspirare a cose alte. È meglio vola basso, stai schiscio, tira a fine mese, stai con noi a fare lo sfigato, si può dire. Questo è. E quindi uno non si eleva. È onesto, non ha nessuna dignità. Ecco, allora non ascoltare questi consigli, eventualmente perdere certi amici che mi vogliono basso e andare a trovare nuovi amici che mi vogliono portare in alto. Questo è importante. Perché se no dice no, non lo fare, rimani con noi, facciamo il gruppo che tira a fine mese. Magari uno ha un'idea per fare di più, per avere di più, ma non perché è egoista o vuole comprare, cioè no, ma queste sono scemenze, soltanto i mafiosi sono ricchi, possono, oppure quelli che raccomandati, magari una persona ha delle capacità, no, si tende ad abbassarle, a sminuirle. Non puoi, non è possibile, tutte convinzioni limitanti, chissà cosa ci vuole, che raccomandazioni, oppure che capacità che tu non hai, chi l'ha detto che non ce le hai? Stupida. Quanti libri non scritti, film, tutte cose non realizzate da gente che avrebbe potuto farlo, e non l'ha fatto. Anche perché è stato vittima di cattivi consigli. No, ma come tu? Ma già, oppure sei troppo vecchio, oppure sei troppo, non hai studiato abbastanza, non conosci le persone giuste. Tutte convinzioni limitanti, e torniamo al discorso. Questo andrebbero tutte smontate. Ci sono persone che valgono parecchio e purtroppo devono vivere dentro queste convinzioni limitanti e gli altri sono contenti. Bravo, fai così, stai con noi, così ci fai compagnia. No, è sbagliato. Ok? Quindi avere l'ambizione non è sbagliata, no? È la presunzione, l'arroganza che sono sbagliate. La ricchezza non è sbagliata, anche quella economica, è l'egoismo che è sbagliato. Attenzione, non è la stessa cosa. Quando i vorrei diventano voglio, questo lo diceva, anzi lo dice ancora, un grande
motivatore, esperto di PNL, Tony Robbins americano, quando i vorrei diventano voglio, quando i dovrei diventano devo, quando i prima o poi diventano adesso, allora e solo allora i desideri iniziano a trasformarsi in realtà. Tony Robbins. E Richard Bandler, autore della PNL, uno dei fondatori, diceva, ma lo dice ancora comunque, gli ottimisti sono semplicemente coloro che guardano al futuro con desiderio. Ci sono persone che hanno rinunciato ai propri sogni e avrebbero potuto realizzarli. Pensate un domani nell'aldilà che dispiacere, dice, ma va, cioè, no, tu avresti potuto farlo, peccato, tempo scaduto, è... Perché? Perché autotagliarsi fuori da tante cose? Non siete voi, perché voi siete qui e dice no, cosa vai, università, fa ancora, ormai, stai con noi, vieni a giocare a bocce. Voi siete, immaginate, siete in pensione voi, no? Sì. No, ormai tu sei anziano, già questi termini, sei, già metti l'etichetta sulla persona, tu sei, questo già è negativo, ecco. Quindi no, stai, cosa fai? Tanto non puoi più studiare, non puoi più capire nuove cose, ma è pieno. È un bombardamento continuo, di persone, cioè di fuori, d'altra parte la classe non è acqua. E chi... in America è proprio il centro di questo modo di pensare. Infatti i filosofi pragmatisti, faccio il nome, William James. Sì? Poi ci sono persone, però qui non parleremo, speriamo, dovremmo iniziare, però ne stiamo già per parlare sul successo, che cercano il successo soltanto per apparire, e questo anche non è una cosa buona, no? Quanti provano a fare concorsi e concorsucci alla TV per andare a apparire alla TV? Cioè il successo non va cercato per apparire, ma per essere di più per gli altri. Allora che cosa faccio? Studierò di più, mi preparo di più, cerco nuove strade per apprendere cose nuove. La persona di successo cerca di apprendere sempre continuamente cose nuove, non fa sempre le stesse cose tutta la vita, capisce? Ma non per apparire, ma per essere di più per se stesso, perché uno è più contento, e per gli altri. Poi di conseguenza può arrivare anche il successo, che non è quello del Grande Fratello. Allora io vado lì per farmi vedere. Il mio successo non è farmi vedere, è essere di più per gli altri, donare di più, perché mi sento più vivo, gli altri sono più contenti. Per se stessi. E tutto di conseguenza, questo poi la persona che così ha più valore, dà più valore anche economicamente, è chiaro che è anche più pagata poi. Ma tu cosa hai fatto per fare di più? Fai sempre le stesse cose? Se hai delle idee, hai delle capacità, licenziati e apri una tua impresa. No, non è possibile. E poi non sono in questi dei crisi. No, cosa posso fare? No, non ho paura. No, non ho le possibilità. Va bene. E lì viene fuori l'individuo. Quindi la coraggio, determinazione, esatto. Studio, imparare cose nuove. Sì, lo so, non è da tutti, però. Le persone hanno paura di uscire da una zona, si chiama zona di comfort. Se io non... E poi adesso cosa faccio? Cosa farò? Sì. Oddio. Sì. Se faccio così gli altri cosa diranno? Oppure come vivrò? Quante paure, E prego di termine, diciamo, di esposti. Ecco, l'esposizione fa paura. Cioè, chi ha un carattere? Stiamo già anticipando che per il successo richiede
se poi sarà interessante analizzare un po' di figure particolari di successo che sono riuscite dopo parecchi fallimenti, e poi non se ne parla neanche, non c'è neanche più scritto su Wikipedia quanti fallimenti e delusioni hanno avuto queste persone. Certo. Io vi porterò degli esempi. L'importante è che sono creati Però uno, noi siamo capaci solo di dire, ma quello era raccomandato, chissà cosa fa, chissà, vai a vedere la sua storia, la vera storia, vediamo come è riuscito a fare essere così. No, io non ho queste capacità. Perché magari ce le hai, non vuoi sforzarti, non vuoi fare una fatica, non vuoi uscire dalla zona di comfort. Più ci sono gli altri che continuano a dirti, no, stai con noi a fare la sfiga. Così siamo in compagnia, accontentiamoci. Ma poi li perdo quegli amici lì, meno male. Chissà dove andrà. Vabbè, dunque, ci siamo. Ma per il computer è fatto almeno 10 di notte, ma non, no, invece che cos'è? Ci siamo. No, siamo alle 5, alle 10 minuti. Senza ascolto, mi sa che vedete, su, mi appassiona il discorso sul successo, e non so se riusciamo a farlo, no, qualcosa incominciamo a dire già, questa lezione sono, vabbè, lo faremo, comunicazione e successo, qualcosa per entro questa fine di quest'anno, diciamo, perché è un discorso molto ampio, e infatti nessuno insegna successo, si insegna un sacco di cose, ma da avere successo no. Vi assicuro che questa cosa cambierà già da qua, ma anche più avanti. Infatti, vabbè, vediamo. Senza ascolto non c'è comunicazione, diventa impossibile creare interazione tra gli interlocutori, definire una relazione. Non basta comunicare, abbiamo già detto, bisogna adottare